raga, prima di cominciare questo fantastico video che mi avete consigliato estremamente voi, vi do 3 secondi di tempo per mettere like a questo video, prima che poi ve lo dimenticate. Perché più like e più commenti avrà questo video e tutta la serie che comprende questi video, di cui vi lascio il link in descrizione, più io sarò invogliato a portarveli sul canale. Quindi mi raccomando, vi do 3 secondi di tempo per mettere like a questo video, vai! Bene, ora che avete messo like, mi avete consigliato un video, un ulteriore video di questi due, ovvero Parker e Chester, di cui possiamo distinguere quello con le occhiaie che è Parker e quello con gli occhiali che è Chester, in cui andranno a comprare nel dark web, sottolineo dark web, non su Amazon, su eBay o su qualche sito normale di Google, ma sul dark web, un pesce, raga! Andranno a comprare un pesce! Vi lascio il link in descrizione e vi lascio il link in descrizione anche delle chat horror creepy. Quindi tutto in descrizione. Prima di cominciare, come sempre, tempestate di like, questo video a bomba e a tempesta. Il mio Instagram, come sempre, ve lo impiallo potentemente nel vostro apparato rettale qua sotto. Mi raccomando, venitemi tutti a stalkerare anche su Instagram. Iscrivetevi a questo canale YouTube se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina come sempre, così non vi perdete nessun video. In descrizione troverete anche il link del mio secondo canale YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi anche lì e attivate la campanellina. Come al solito, raga, ci tengo particolarmente a darvi un bacio e abbracciarvi tutti coloro che mi hanno consigliato questo video. Quindi non vedo l'ora di incontrarvi di persona per abbracciarvi calorosamente con tutto il mio cuore, perché vi voglio bene, questo già lo sapete. Quindi mi raccomando, vi abbraccio con tutto il cuore. Ok, raga, andiamo subito a visionare loro che si vanno a comprare, come al solito, la merda nel dark web. Ma in questo caso si vanno a comprare tutto a base di pesce. Il pranzo a base di... mi piace tantissimo. Ecco, siamo pronti. What's up guys, welcome back to a... Ciao Parker e Chester. Mi avete detto che si chiama Chester Sniper Trader, là come si chiama? Finally reached that 1 million subs. So for... sì, già siete arrivati a 1 milione all'epoca quando hanno fatto questo video che mi avete consigliato voi, raga. Now I'm not really sure what makes these pet fish from the dark web any different than regular fish. Quindi in pratica, raga, loro hanno già annunciato che si vogliono andare a comprare un pesce nel dark web. E fin qui ci siamo. Avete notato le facce dei pesci? Perché loro non si accontentano di comprare un pesciolino rosso tipo nel dark web, ammesso che nel dark web vendano pesciolini rossi, ma comprano come minimo gli squali, i pesci strani, i tramutanti, i pesci tramutanti nel dark web. Andiamo a continuare. Ok, let's sit down and check out this. Ok, raga, ci siamo alle 11 e 17 di sera. Sempre di notte vanno a fare ste cose, eh? Che altrimenti le occhiaie come ti perdurano per l'eternità? Non ti perdurano, Parker. World, what are the chances you've seen all of them? Qui ci sono i pescetti. Allora, lo Scalettor costa $2,400. La Munculous, il pesce coniglio sembra, perché c'ha proprio quei denti davanti che sembra veramente la dentiera di un coniglio, costa $2,000 ma è in saldo a $1,600. Poi c'è il dogfish, che sarebbe pesce cane, solo che non è uno squalo, perché non c'entra niente con lo squalo, non c'entra un c***o con lo squalo effettivamente, che costa $900. Il blackfish, che non si capisce nemmeno com'è composto, perché non proprio veramente sembra tipo o sottosopra o di sbiego, ma comunque. Quindi il pesce nero costa $4,300 in saldo a $4,100, cioè gli hanno tolto solo $200 dal saldo. Raga, quanto ci scommettete che si vanno a comprare quello che costa di più, ovvero il blackfish? Got the blackfish. It looks kind of interesting. Okay. Okay, it says this is a rare fish with unknown. Certo, andate a comprare il blackfish. Dai, spendiamo $4,100 di blackfish. Raga, non si capisce manco com'è composto sta cosa. Cioè, ma è un pesce a me o qualcosa? È vivente quella cosa? Bro, but look at it, it looks kinda cool. Si vanno a comprare quella specie di conglomerato di non si capisce cosa, e loro lo considerano un pets, no? Cioè, un animale domestico. I thought you didn't know that much about fish. I'm surprising sometimes.
times. Look, dude, I know and I'll take all responsibility for it. Raga, da notare la voglia di vivere di Parker. Cioè, vedete che... Allora, io non so, ma tu soffri di insonnia? Cioè, sta morendo di sonno o è impressione mia? Ovviamente, Chester, con gli occhiali, tu sei birbantello, non lo fai vedere che anche tu ci avrai due occhiaie grosse così sotto gli occhiali. Però, vabbè, andiamo avanti, raga. I just don't think you understand how big a responsibility having this thing is gonna... Cioè, già solo dalla foto mi fa alquanto schifo quel Blackfish. $4,100. $4,100. Tanto i soldi li troviamo nel cesso, giusto? Caghiamo soldi, quindi figurati. Cosa sono mai $4,100? Ok, l'hanno comprato, raga. Stop, l'hanno comprato, Cribio. L'hanno comprato. Hanno comprato il Blackfish. Io lo sapevo che andavano a comprare quello che costava di più. Ti pare che non lo sapevo? Lo sapevo. Però non hanno speso 4100, ma hanno speso $4,480. Perché hanno comprato $4,100 di Blackfish e in più hanno preso $380 di vasca. Ho capito che state morendo di sonno, avete le occhiaie grosse così, però state un po' più attenti a quello che andate a comprare nel dark web, Sottolineo dark web. Deep web, non Amazon, eBay, no, dark web, eh? I'm excited to get my Blackfish. Abbiamo il Blackfish, Ok, è arrivato il Blackfish. Due giorni dopo, guarda caso però sempre di notte arrivano, Addirittura warning. Cioè sembra uno di quei congelatori che ti porti a mare per andare a fare poi il pranzo a mare. Sono le 10:28 di sera, cioè loro scambiano il giorno con la notte. Ormai non hanno più né fuso orario né niente, non guardano manco l'orologio secondo me. Oh god. I never smell anything like that. Certo, certo. È anche pericoloso, Oh Cristo santo, raga. Avete visto che c'era un tentacolo che... E quindi ho i miei dubbi. È un pesce? Cioè, è un pesce quella cosa che c'è là dentro? Scrivetemelo nei commenti, è un pesce? Ok, let's go. Sì, ok, let's go. Un paio di... Let's go. Alle 11:07 di sera stanno riempiendo l'acquario con l'acqua perché devono andare a mettere il Blackfish all'interno. C'è scritto warning, c'è scritto addirittura quarantena e loro lo tengono così come se niente fosse. Raga, non è un pesce. Raga, ma quello non è un pesce, quello è un polpo. I polpi sono molluschi, non sono pesci. Ok, telecamera notturna. Allora, intanto, cioè, sembra che quel polpo è morto e loro con i fili... Cioè, sembra una marionetta, raga. Sembra una marionetta, comunque apprezzo la qualità intrattenitiva dei ragazzi e soprattutto del polpo morto, ma è una marionetta, raga. Cioè, lo stanno muovendo con i fili, è palese. Se succede come il ragno che salta fuori dall'acquario, faccio la O. Stop un attimo. Ha sfondato l'acquario? Non è per niente come il ragno. Cioè, il ragno almeno usciva dal contenitore. Questo ha sfondato l'acquario? Ma che c***o di forza c'ha sto polpo? Che cacchio di forza? Ma se era di 20 kg non è che sfondava l'acquario. Sfondava l'acquario e il muro che stava dietro. Raga, rivediamola sta scena perché sono rimasto scioccato, veramente. Ma proprio così, a sghiccio, proprio sfonda... E tra l'altro cammina anche sulla telecamera, perché si vedono i tentacoli che sta facendo proprio... No, vabbè, dai. Ah, riesce anche ad aprire la porta il polpo. Raga, a parte il fatto che se veramente si vede che lo tirano con i fili, però fa impressione lo stesso. Un alien come quello lì del film Alien. Come è successo per il ragno con il polpo. Cioè, l'alien è la mano che cammina. Creamy! Chester! Che creepy è successo, Chester! Ok, allora, o è scarognato Chester, che succedono sempre tutte cose a lui, un colpo per il ragno adesso con il pesce, oppure Cribio, chiudetela la porta a chiave quando andate a dormire, Cribio! Cioè, gli succede qualsiasi cosa a Chester, meno male che c'ha gli occhiali, perché altrimenti a Chester gli orchi gli erano già partiti da un pezzo. What's wrong? L'inchiostro sulla coperta, dai! What are you talking about? Someone bit you. Something bit my leg, dude. What? Do you want me to take you to a doctor?
I don't know, dude. Yo, what is that thing? What is that? Ma che cringe! It's a fish! Stop, stop, un attimo! Aspetta, ma che cazzo? Era sotto le coperte insieme a Chester? E gli stava facendo il polpo sotto le coperte a Chester, eh? Cosa stavi facendo con il polpo, eh? Il polpo in quel momento ha anche schizzato, eh? Che bruttissima cosa. Andiamo avanti, dai, facciamolo finire presto, perché veramente i liquidi si sono visti, raga, i liquidi, eh? Che schifo. Cioè, questa mi mancava, eh? Con questa mi mancava. Let's go! Cioè, scende anche le scale proprio a schiccio quel polpo. Dai, inseguite il polpo. Ha sfondato la finestra, logicamente, come aveva poc'anzi sfondato l'acquario. Ok, guys, okay, guys, un paio di palle. Sono le 7:05 del mattino e scommetto che non avete dormito. Oh my god, bro. That thing just smashed right through that, you see that? Wow! E poi, ovviamente, il polpo, come sappiamo, è andato a molestare sessualmente Chester. E credo che abbiano fatto l'atto, perché comunque il polpo si è lasciato andare. Si è lasciato andare tantissimo. Sì, sì, sì. Vedete l'imbarazzo di Chester? Dice, beh, in effetti non ho saputo resistere. Beh, raga, questo video direttamente dal dark web spaventoso finisce qui. Tutti i miei link in descrizione come sempre. Se vi piace questa serie, tempestatela di like, perché più like avrà questo video, più io ve ne porterò altri nel canale. E mi raccomando, mettete mi piace, commentate, soprattutto condividete. Ciao ciao!